Bentrovati, siamo a Pozzuoli nel meraviglioso anfiteatro Flavio che dopo 12 anni diventa ancora una volta cornice magica di eventi con musicisti di fama internazionale e nazionale davvero straordinari all'altezza appunto della cornice. Abbiamo qui Antimo, buonasera Antimo, ci vedi, buonasera. Buonasera, tolgo questo, buonasera a tutti. Presidente dell'associazione che organizza il Pozzuoli Jazz Festival, che è un'edizione straordinaria, un'edizione speciale, 2020, undicesima edizione in un periodo storico Un po' difficile, ma grazie all'ente parco archeologico dei Campi Flegrei abbiamo potuto organizzare in questo meraviglioso, come tu hai anticipato, anfiteatro Flavio. È una manifestazione che ha voluto esserci perché sentiamo la responsabilità di questo esserci, manifestare la cultura, ripartire, ribadire cioè questo che abbiamo voluto sempre fare, cioè portare al proscenio con la musica questi luoghi meravigliosi dei Campi Flegrei. Luoghi meravigliosi, terza serata meravigliosa, davvero surreale, una serata magica con dei musicisti che ci hanno fatto viaggiare e sognare. Sono tra i più bravi, Giovanni Guidi, pianista eccellente, straordinario, e il nostro Luca Quino, Beneventano, che ha al suo attivo tanti dischi, tante partecipazioni internazionali. Sono musicisti premiati più di 15 anni fa, migliori jazzisti d'Italia, ecco, talenti ormai sono affermatissimi. E dopo questa serata davvero straordinaria, magica, in un periodo appunto particolare, c'è stato un premio, una premiazione che è molto speciale per i Campi Flegrei, il premio Homo Civicus Flegreo. Fu istituito 12 anni fa e io volevo, insomma, è una sorta di emulazione poi che potrebbe partire soprattutto attraverso i ragazzi, le scuole, perché noi bisogna occuparci, no, di quello che ci circonda, no, di tanta bellezza, c'è tanto da fare. Quindi questo premio vuole proprio sulla base di un vecchio pensiero meridiano di Franco Cassano, Homo Civicus, che dice che appunto la ragionevole follia dei beni comuni, no? Chi difende e chi riparte sempre con la cittadinanza. Ecco, noi tutti dobbiamo fare rete in questo, bisogna stare vicino alle istituzioni, può essere un sindaco che fa, insomma, un lavoro straordinario, difficile, eccetera, però c'è sempre questa continua partenza, nella cittadinanza attiva, come diceva il professor Cassano, e io ho voluto appunto premiare in tutti questi anni chi si è distinto in questa attività di E cittadinanza. montediprocida.com questa sera è onorata di avere un ex aequo per questa premiazione, entrambi in casa a Monte di Procida. Il vulcano non si spegne, qui i Campi Flegrei c'è qualcosa che bolle, adesso facciamo passare sto Covid, però i Campi Flegrei sono proiettati, insomma, sono contornati dalla bellezza e devono le nuove generazioni prendere questo come esempio. Ecco. E veramente io per questo metto l'accento con queste attività, e anche questo premio vuole essere per dare entusiasmo, ecco, alle nuove generazioni. Noi siamo qui, ma c'è chi ci guarda, chi cresce e deve avere questo entusiasmo, questa fiducia. Che significa poi fiducia? Fides significa trama. E noi dobbiamo intrecciare i fili, caro sindaco, perché se intrecciamo i fili si fa una trama più forte, siamo tutti più forti. Va bene? Questo è. E questo è il primo premio di questa sera, è andato proprio all'amministrazione di Monte di Procida. E anche la vela latina, perché il secondo, l'ex aequo, tutto in casa a Monte di Procida. Sì, perché noi siamo attenti, c'è un'associazione che è attenta, insomma, sul territorio, ce ne sono tante di associazioni che sono molto attive, e però ogni anno noi diamo un premio. Ecco, abbiamo scelto Monte di Procida, la Vela Latina direi che ha avuto un riconoscimento anche regionale, speriamo poi anche con l'UNESCO che possa partire, perché è davvero belle quelle cose che sono di un valore straordinario. E diamo la parola al nostro sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese, appena premiato appunto in questa magica serata. Beh, sono grato ed onorato di essere qui stasera in questa meravigliosa cornice. Non c'è probabilmente luogo archeologico nei Campi Flegrei che si presti meglio per questo tipo di eventi. Veramente è un luogo incantevole, una esibizione artistica di livello assoluto e alla fine questa premiazione, che viene un po' a coronamento di 5 anni in cui credo che come amministrazione siamo stati lungamente impegnati nel sostenere i legami identitari con il nostro territorio, la valorizzazione delle nostre ricchezze storiche, culturali, artistiche, e quindi questo premio me lo tengo stretto anche perché li seguo da anni, li seguo da tanti anni, li seguo da prima di essere sindaco, e quindi è una bella emozione perché sono persone che stimo tanto, che sono impegnate in maniera veramente importante per promuovere i Campi Flegrei, per promuovere le nostre ricchezze, lo fanno in maniera concreta, in maniera vulcanica, esuberante, ma comunque in maniera molto concreta. E Quindi Flegrea.
Flegrea, sì, è la città Flegrea. Io a conclusione del mio intervento ho detto viva la città Flegrea, perché c'è una collaborazione, una sinergia importante tra le amministrazioni, ma non è un caso che è stata premiata un'associazione, Vela Latina, che sta lavorando non bene ma benissimo da tempo e che si è trovata al nostro fianco a chiedere alla Regione Campania la valorizzazione dei saperi, della costruzione dei gozzi tipici montesi come patrimonio storico-culturale. E quindi questo riconoscimento l'abbiamo avuto insieme a braccetto. E stasera saliamo di nuovo qui sul palco perché una grande, lo ripeto, una grande associazione di Pozzuoli ci ha tributato questo premio, che è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi e mi taccio veramente. Ripeto che questo premio mi piace condividerlo con tutti i miei colleghi amministratori, tutti i consiglieri, gli assessori, tutti, perché tutti lo hanno meritato insieme a me per il loro impegno profondo a beneficio di Monte di Procida. Perfetto, diamo la parola adesso al presidente dell'associazione Vela Latina Monte di Procida. Abbiamo qui Antonio Pugliese che ha appena ricevuto questo premio. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti. Allora, come sono state le... Abbiamo parlato un po' della serata e della premiazione, dell'exequo tutto in casa Monte di Procida. L'emozione di ricevere questo premio, questo palco a Pozzuoli? L'emozione di riceverlo non solo a Pozzuoli, ma all'interno dell'anfiteatro Flavio, cioè io non c'ero, ci mancavo qui da bambino, dalle scuole elementari, quindi ho trovato questo posto arricchito dalla magia della serata, delle luci, quindi è stata veramente un'esperienza unica. Tra l'altro i gestizi che ci hanno preceduto sono stati bravissimi. In questa magia ricevere questo premio, in questa che è stata la terra dei giusti, mi sembra veramente un orgoglio grande per me e per tutti gli amici di Vela Latina che ci seguono. E vi ripeto, la cosa importante è il nostro staff. Diceva il buon Ramaglia qui vicino a me, noi siamo quattro uomini a bordo e 40 a terra quando facciamo qualcosa, qualche iniziativa. Quindi in questo momento mi espongo io nel parlare, però sappi che ci sono tante tante persone che ci danno una mano, tanti professionisti, ecco, questi traguardi si raggiungono anche con le capacità di questi professionisti Grande che... sinergia, Sinergia ovviamente. soprattutto. Si è parlato del gozzo napoletano Flegreo a Remi e a Vela Latina, adesso finalmente bene culturale immateriale della Campania. In realtà nel backstage mi parlavi che non è il gozzo in sé, ma ti piace vedere una visuale un po' più ampia di tutto quello della cultura del gozzo. In effetti è riduttivo parlare solo del gozzo, ma è la cultura che è legata al gozzo, quindi il mastro d'ascia, il calafato, il forgiatore di fiocina, il pescatore, il cucitore di reti, quindi tutta la cultura che è una filiera enorme legata alla tradizione del gozzo, che si corona nel gozzo, nella forma del gozzo, ma è la cultura che porta al gozzo, quindi con tutti questi mestieri che sono in via di estinzione ormai, e però noi abbiamo la fortuna anche a Monte di Procida di avere molte persone dotte in questo, e quindi il nostro lavoro è quello di recuperare queste persone, di ascoltare. Il nostro compito è soprattutto quello di ascoltare per tramandare. Questo è il Facciamo un nostro passo compito. indietro, come è iniziato quest'iter per insomma, la richiesta di rendere il gozzo bene immateriale culturale? Nel 2008 iniziamo questa attività, iniziamo con il vicepresidente Antonio Mancino che è qui vicino a noi, e proprio per la salvaguardia del gozzo avevamo un finanziamento da un nostro caro compaesano, Luigi Antonio Coppola, e costruimmo la prima barca, il San Giuda. Da lì, appassionando altre persone, si sono aggregate molte altre persone, e quindi poi il coronamento è stato pure questo, di salvaguardare il gozzo di Acquamorta. Acquamorta è una delle poche darsene al mondo conserva tutte queste queste barche di legno, tant'è vero che il nostro paesaggio non è cambiato a Acquamorta, proprio perché c'è stato questo incentivo da parte della politica di salvaguardare in tempi non sospetti questo tipo di imbarcazione. Quindi il diritto di prelazione di una barca di legno ha fatto sì che la nostra darsena non diventasse una darsena qualunque, come tutte le altre darsene d'Italia, piene di gozzi di vetroresina, di gommoni, che sono belli comunque, però non fanno paesaggio. Lo stesso paesaggio lo puoi vedere dappertutto. Invece la nostra darsena è l'unica darsena che conserva tutte queste barche di legno. Quindi questo riconoscimento diventa proprio la chiusura di questi anni di passione che ha innescato altra passione e altro amore per il territorio. Sì, io sono molto convinto che quando le cose vengono fatte con passione e amore, poi abbiano per forza di cose un riconoscimento. E noi stasera l'abbiamo avuto. Vela Latina Monte di Procida è molto attiva.
iniziativa, negli ultimi anni organizza tante iniziative, è difficile pure farti fare un excursus, evitiamo di farlo qui, e, però possiamo sapere qualche progetto in cantiere? Noi abbiamo dei progetti di cui dicevo, non è... sono molto superstizioso in questo, però il progetto più importante che abbiamo a breve è il Palio dell'Assunta, che è questa gara che noi facciamo proprio con i Gozzi a Remi, e è una gara a cui mano a mano ogni anno partecipano sempre più persone. Quest'anno per il terzo anno consecutivo partecipano equipaggi da Gaeta, quest'anno vengo il primo equipaggio da Ischia, abbiamo avuto un equipaggio di Massa Lubrense che molto, non sappiamo, molto probabilmente darà forfè perché causa Covid, quindi abbiamo queste difficoltà anche noi, siamo sul camminiamo sul filo del rasoio perché non sappiamo se possiamo concludere con il palio o meno, quindi aspettiamo le normative del Covid per deciderlo, però che ben vengano gli altri, quindi il nostro appello è quello di chiedere a tutti di partecipare, mancano ancora gli equipaggi maschili, quindi restate sul pezzo perché tra poco potrebbe esserci qualcosa di interessante per voi. Sicuramente, okay. Grazie. Grazie a voi e complimenti, grazie. Buona serata.